Voi sapete che c'è un personaggio che fa parte da 2 anni della nostra grande famiglia di Detto Fatto. E allora, che succede quando una persona di famiglia riceve una promozione importante? La si festeggia. E allora noi abbiamo deciso di festeggiare questa persona con una grande sorpresa. Ma non vi voglio anticipare altro, perché voglio qui accanto a me Carla Gozzi. Allora Carla, oggi hai veramente un compito importantissimo. Direi di cambio. Look che non è un cambio look. No, è un cambio look speciale. Oggi ti anticipo subito che abbiamo qui in studio una delle protagoniste con la P maiuscola, mi raccomando. E del prossimo festival sarà veramente un'icona. Ti dico solo che la vedremo tutte le sere. E infatti si è rivolta a noi per chiederci qualche suggerimento, qualche guizzo in più sul suo look. E la nostra protagonista di oggi è Mora, è verace, è simpatica, è napoletana e conosce molto bene il conduttore di Sanremo, Giovanni Civitillo. Comunque andare, anche solo per ma di che cambio look hai bisogno? Ma io ho bisogno di Carla, io sì che ho bisogno di Carla. Guarda che look, che gambe. Grazie. Vabbè. Ragazzi, comunque noi siamo qui per fare una sorpresa a Giovanna, perché certo. Giovanna ormai fa parte della famiglia, quindi dobbiamo festeggiare ovvio. Questa cosa bellissima. Grazie, sono emozionata, grazie. Sono questa bella allora. Promozione. Grazie. Giovanna, prima di cominciare questo cambio look, sappi che voglio sapere, approfitto della tua presenza ovviamente, perché voglio sapere tutto di Sanremo, ospiti, cantanti, qual è la canzone più bella. Ma tu per questo mi inviti? Solo per questo, per sfruttarti biecamente, Giovanna Civitillo. Ma io sono... Guardami, muta! Vabbè, però muta. Diciamo, intanto diciamo uno scoop importante, l'abbiamo già detto, ripetuto, eccetera. La promozione della nostra, insomma, cuginetta Giovanna Civitillo è quella di condurre il Prima Festival, che appunto andrà in onda subito dopo il TG1 e prima del festival. Di cosa si tratterà, Giovanna? Vi porteremo dietro le quinte del Festival di Sanremo, intervisteremo cantanti ospiti e con me ovviamente ci saranno Valeria Graci e Giovanni Vernia. Siamo un trio. Giovanni, Valeria, non sapete che cosa vi aspetta, sono con voi, sono vicina. Ci divertiremo tanto invece. Ma sì, certo. Allora, invece veniamo al look di oggi, perché veramente è una missione importante, sì. Carla, quella certo. di Sanremo addirittura. Addirittura, tra l'altro i look durante il periodo di Sanremo sono quelli più osservati, quindi Giovanna un pochino di palpitazione le devi avere. L'anno scorso abbiamo già fatto questo cambio look, abbiamo già cercato di creare un look per la nostra Giovanna, rivediamo insieme quel momento. Sì. Qui vediamo l'immagine del suo prima, ovviamente. Mi fa strano vedere Giovanna che fa il prima. Hai visto? Ma che sorriso! Era bellissimo! Avevi un sorriso veramente di grande ispirazione, però ti voglio ricordare, cara Giovanna, che mi avevi promesso che l'avresti messo a Sanremo. Ti era piaciuto quel cambio? Mi era piaciuto tantissimo. Ma l'hai lasciato no, quella sera Bianca sì. è sparito dal mio camerino. Guarda caso. E io ricordo che tu eri nei paraggi. Ma non è assolutamente così, infatti rivediamo quanto è piaciuto alla Civitillo il look di Carla Gozzi, vediamo il look di Sanremo di Giovanna, guardate. Ce li abbiamo, eccoli qua. Allora, ecco. infatti. Ma va bene, ma quello era da platea, vedi? Da platea. Allora, un abito da platea. Eri bellissima, naturalmente, non possiamo dire certo il contrario, però quello che ti avevamo proposto noi era più vaporoso, era come dire una nuvola. Una nuvola blu. Sono d'accordo con te, Carla. Io, ecco perché sono tornata. E spero che quest'anno il mio abito non sparisca, capito? Sì, vabbè, ogni scusa è buona. Allora, facciamo così. Tu sei l'ospite di questo cambio look, come da prassi. Vediamo quelli che sono i look abituali della nostra Giovanna Civitillo. Eccoli qua. Ecco, diciamo che la nostra Giovanna non ha una fantasia, no? Una creatività così spiccata, perché direi anche che è affetta da una grave patologia, una forma acuta di
tubinite. Ecco, esatto. I tubini non mancano nel suo guardaroba e devo dire che li ha in tutte le sfaccettature. Perché per vestirsi ha bisogno dell'idraulico, perché è affetta da tubinite. Brava, brava. Ma sai perché? Ecco, raccontaci. Perché mi stringono il punto vita, che non è... Sì, Bianca, perché io non ho un punto vita molto evidente, quindi il tubino che fa... Asciuga e quindi sembra che abbia anche il punto vita. Vedi? Ma non è vero che ce l'hai, adesso oggi hai un abito oversize, però sì, ce l'hai il punto comunque vita. Posso dire che non siamo gli unici a non sopportare più i tuoi tubini. Vediamo chi altro ci ha mandato un messaggio. Oh, guarda, mio Dio. Guarda. Scoop. Ciao Valeria. Ehi Gio. Senti, ma ti stai preparando per il primo festival? Sto scegliendo gli outfit. Beh, fortunatamente non mi devo coordinare con Giovanna. Io per fortuna, essendo un uomo, basta che metto una giacca e via. Allora, da quello che ho saputo, lei la prima sera si metterà un tubino. La seconda sera dovrebbe mettere un tubino. La terza sera metterà un tubino, credo. La quarta sera un tubino. La quinta sera non lo so. Scusa un attimo, Vale, c'è un avviso di chiamata sotto, stai lì. Ciao Giovanna! Ciao bella! Sì, certo che ti do un consiglio, però io in fatto di look non sono bravissimo, Gio. Vabbè, se me lo chiedi così a bruciapelo... Guarda, secondo me, l'ultima sera, Gio, per far bella figura, tu dovresti indossare un tubino. Prego, Gio, sono felice di averti aiutato. Ciao bella! Che carini, grazie! Indosserò un tubino! Allora che Carla, bello, cosa hai in mente per salvare la nostra Giovanna Civitiro dalla tubinite acuta? Allora, un progetto molto importante. Ovviamente ricordiamo il caso Giovanna Civitillo. Allora, lei proviene da... Facciamo proprio come fosse una, esatto, un ospite tradizionale da Vico e Quense. Punti di forza, scossa di energia, punti deboli, tubinomania o tubinite. Obiettivo, look da primo festival. E allora Giovanna, Carla, che il vostro cambio look abbia inizio. Wow. Io siamo, grazie, a dopo ragazzi, divertitevi. Carla, eccomi qui, oggi hai ragione, missione speciale, specialissima, con la nostra Giovanna Civitillo. Abbiamo avuto pochi minuti, eccoti arrivata. Abbiamo avuto pochissimi minuti, ma lei è straordinaria, è bellissima, già lo è di suo, ma qui abbiamo rappresentato proprio il nuovo look per questa promozione, questo progetto importantissimo. Infatti ricordiamo che Giovanna sarà alla conduzione di Prima Festival, il programma ovviamente che viene subito dopo il TG1 e prima del festival, proprio per regalarci tutte le anteprime di quello che è già accaduto o succederà, insomma, durante il corso del Festival di Sanremo. Lei è una maniaca dei tubini e speriamo che in questo caso Carla abbia fatto, come dire, il suo miracolo di look e abbia fatto distogliere Giovanna, esatto, proprio da questa mania. Esatto, è così? Esatto. È così, ce l'ho messa tutta, anche se l'outfit che ho scelto è di grande presenza, in inglese si chiama stand out. Vediamo un look il memorabile. Eccola qua, come è arrivata stamattina, comunque era già molto molto carina con questo, sì, abito, insomma, ampio, con queste maniche particolari. Vediamo com'è cambiata grazie a Carla Gozzi. Vai, musica. Come ti senti dopo essere uscita dal mondo dei tubini, Giovanna? bene, devo dire che mi sento molto bene. Grazie Carla, sono veramente a mio agio, mi piace. Guarda Giovanna, questo era il nostro personalissimo modo per festeggiare, grazie, questa bella notizia insieme a te, ovviamente come si fa nelle famiglie, insomma, abbiamo deciso di farlo anche noi. Grazie. Ovviamente ti facciamo un grande in bocca al lupo, ma spero, insomma, di rivederti ancora prima di cominciare. Non lo so se ci rivediamo, forse. Mi sa di no, ci vediamo dopo. Ti devi preparare, sì, ti devi preparare. Ci vediamo dopo. Allora,